Tieni. Allora, eccolo lì. Hello. Oh. Lunedì 21 maggio, appena tornato dalle Man. Una figata pazzesca, poi vedrete nei video. Non aggiungo altro e ovviamente non si riposa perché sono qui. Si lavora! Vicino ancora, vicino ancora. Bravo! Porca puttana! Bravo! Sai come il gioco del pagliaccio alle tue scarpe? Eccolo lì! Che botta! Dimmi che è stato ripreso! Il cappottone! Ultimo, fuo 30 e 50, 30 e 48, dai, questo è il risultato. Oh, finalmente a casa. Ogni volta che vado da Stefano mi ammazza, sono stanchissimo. Oggi doveva essere il mio giorno libero, ma quello che ho fatto stamattina è lavoro. Adesso sistemo due robe sul computer, scarico le schede, sistemo l'attrezzatura, tutto quanto. E poi mi prenderò 4 ore libere oggi, dai. Ok, ho finito tutta la serie di sbattimenti che avevo da fare, adesso mi piazzo qua e gioco al computer. Tra l'altro non so se ve l'ho detto, aia. Tra l'altro non so se lo sapete, ma sono un videogiocatore incallito, sono proprio un nerd. E quando ho tempo libero e non lavoro lo passo coi videogiochi. Vi piacerebbe se aprissi un canale di gaming? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Questa è stata una delle giornate lavorative più noiose degli ultimi mesi. Ho passato la giornata a leggere mail, rispondere email, registrare fatture, fare i conti, mettere a posto la casa, mettere a posto l'ufficio, lavare, stendere. Ok, sono le ore 20:58, ho appena preparato le luci perché devo registrare un mini video di aggiornamento sugli orari della gara di Varano, sui test in formula e boh, qualcos'altro. Oggi invece, al contrario di ieri, è un giorno bellissimo perché mi alleno con quella. No, perché il problema è che sono 20 giorni che non salgo su una moto, alla faccia di quei 4 haters che dicono che sono tutti i giorni in pista. E considerando che tra 3 giorni ho una gara su una pista che non ho mai visto, forse è il caso di allenarsi un po'. Finito il primo turno. Oggi è un allenamento veramente utilissimo perché c'è poco grip, dato che è piovuto e la pista si è asciugata da poco, quindi non è gommata. Quindi senti sempre il davanti che si chiude, il dietro che scappa. Ed è un allenamento sulla sensibilità, davvero. Dopo 13 minuti qui sopra vuoi morire. Minchia, ce la faccio più. Buondì, oggi è mercoledì. No, oggi è giovedì. Sono le 15:46. Stamattina ho fatto le telecronache delle gare della Coppa Italia insieme al mio amico Andrea Tomio. In questo momento mi sto bevendo un fantastico frullato di banana, fragola, mela.
dato che non è che mi faccia impazzire mangiare la frutta, ma devo mangiarla, almeno così è più buona. E sto montando il video della giornata in pista con Meda, Sanchini, Salvadori e gli YouTubers. Ho avuto la malsanissima idea di fare tutta una serie di riprese. Vabbè, se avete visto il video l'avrete viste. Ci ho perso le ore, raga, sono le 22. Io non ho ancora cenato. Ho finito adesso di montare il video e lo sto esportando. Oh, è dalle 9 che lavoro. Minchia, 13 ore. Buondì, oggi è venerdì, sono le 2.42, ora ho appena finito di preparare la thumb del video con Meda e Sanchini e gli YouTubers. E la roba assurda è che per far sta cagata di thumb ci ho perso 40 minuti solo per la thumb. Detto ciò, tra esattamente 3 ore devo partire per Varano, domani ho la prima sessione di prove libere, pista che non conosco. Sono carico, sono molto meno teso dell'altra volta, il che è positivo. È arrivato. Hello. Ciao. Finalmente è arrivato. E non sto parlando di un semplice casco, ma sto parlando di un casco personalizzato con tutta la mia grafica. Intanto vi presento i miei due amici. Edoardo, Andrea. E dato che in tanti mi avevate scritto, soprattutto nei commenti, come mai utilizzassi un casco standard e non un casco personalizzato, ho pensato a loro due, che hanno da poco iniziato a disegnare grafiche per caschi. Quindi li ho chiamati e ho detto: vi va di farmi il casco? Perché esattamente. No. E la cosa bella è stata che sin dall'inizio loro hanno partecipato molto a questa realizzazione del casco. Quindi mi hanno chiesto quali fossero i colori, se avessi degli eventuali simboli, dei loghi. E una volta che gli ho dato i colori, loro hanno realizzato da zero una grafica. Quindi me l'hanno proposta. Mi è piaciuta molto, quindi vabbè, ok, ho capito. È ora di tirar fuori il casco. Io l'ho visto disegnato, ma non l'ho ancora visto dal vivo. Mamma mia. Com'è? Che bomba! No, ma è troppo figo, raga. È troppo bello. Sembri uno di quelli veri adesso. Sì, veramente. Però devo dare gas come quelli veri adesso. Con calma. Non posso più andare piano. Intanto questa grafica qua è una figata, gli è venuta in mente a loro, quella di creare questo disegno qua così. Cioè, guardando i caschi degli altri abbiamo visto che le grafiche sono sempre più complesse. Questa cosa secondo noi distrae un po' dall'attenzione, dalla caratterizzazione di un pilota, perché abbiamo pensato di fare una cosa più semplice, più lineare possibile, ma comunque iconica, che riconoscesse due colori, una geometria. Che è una figata, perché davvero, se voi ci pensate, io non ho mai visto un casco con questa grafica qua. E nella sua semplicità uno lo vede e dice: boh, ma è il suo. Esattamente. E questo è il punto forte di questo disegno, che diventa il mio. Subito riconoscibile. Sì, invece tanti caschi magari iper complessi, non sai dire di chi siano. Ti perdi anche nel disegno. E questo qua sopra invece è la molecola di serotonina, che è l'ormone del piacere. Quindi tutto ciò che c'è di bello nella vita è legato alla serotonina. Gliel'ho mandata e loro l'hanno trasformata in questo artwork che vedete qua. Qui davanti il numero. E qui dietro il logo Nazca 54. Veramente figo, ragazzi, grazie. Io tra l'altro ci tengo a ricordarvi che loro hanno una pagina Instagram che potete seguire. Quindi se volete dei caschi personalizzati potete contattarli e chiedere a loro un aiuto, un supporto. Ho lasciato qui sotto in descrizione la loro pagina Instagram. Mettete follow, like, quello tutto, che volete. Tutto, tutto. E scrivetegli se volete farvi personalizzare il casco. Ok, ragazzi, grazie. Grazie a te. È stato un piacere. Vado a finire la valigia che devo partire tra mezz'ora per Varano. Ok, arrivati a Varano per la seconda gara di campionato. Speriamo che non piova domenica. Sì, ma non me ne posso andare via finché non ho visto. Dov'è? Eccola. Ta-da!
Come potete vedere in questo momento il team è al lavoro. Giù la moquette, poi si metteranno tutti i pannelli e questo box diventerà una figata. Sono le 8:30. E adesso vado in circuito perché alle 10 è il primo turno. Di tutti i weekend di gara di questa stagione, questo è l'unico dove doveva filare tutto liscio, perché arrivo in una pista dove non mi sono allenato, non ho fatto test, ci ho girato una sola volta con un'altra moto, che è come non averci mai girato. E ovviamente che cosa succede oggi? Di tutto. Problema all'elettronica, non sappiamo cosa sia, adesso mettono mano alla moto. Boh, ho girato poco, pochissimo. In quel poco che ho girato spero di aver capito qualcosa. Domani qualifiche e sarà tutto in salita. Ovviamente come l'altra volta di tutto il weekend farò un sacco di video, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi tutto quello che è successo in questo weekend e che succederà domani.